Mituma, ai pani mituma, yai manai nanai, yai manai nanai, ai muna yamanatu, osouma pani timpantu, pei misiti kairuma, pani santi mayuma, uru, uru, mawaxiti. In questo momento sta dicendo, venite navi. Venite navi mandate dal Padre mio, venite in amore e portate il vostro messaggio di pace e di fratellanza. Di fratellanza, sì. Io conosco altri anche degli Incas, perché sono stati in Bolivia, nelle Ande boliviane, e hanno questi canti antichi dei padri che li hanno lasciato sulla terra per poi riprenderli quando gli alberi sarebbero cresciuti. Ma questi incontri sono degli incontri che si sono verificati più volte. Lei di questi incontri ne ha avuto più di uno. 36. Il primo l'ho avuto nel 62. E il primo l'ho avuto sotto questa quercia. Sotto una quercia, sì. Ci può raccontare, signor Siragusa, com'è stato questo incontro? Cosa è accaduto in questo incontro? È accaduto che io sono stato... Molti devono sapere, gli scienziati, che il nostro cervello è una radio ricevente e trasmittente irripetibile. Si possono combinare certi circuiti artificialmente, ma non fare il cervello così come l'ha fatto l'intelligenza onnicreante. E sono stato chiamato, vieni, ti aspettiamo. Ma faccio dal balcone e vedo un globo che gironzolava qua vicino, in queste zone. E prendo la macchina, salgo e trovo due personaggi splendenti con una tuta bianca più argentea, splendenti, avevano nei polsi degli anelli, avevano delle apparecchiature, avevano i capelli lunghi, e quando io li ho visti era tale la mia emozione che sudavo completamente, ero disidratato. E mi fanno: ti abbiamo aspettato, figliolo, vieni, devi dettare questo messaggio agli uomini di scienza e ai capi di Stato, di smetterla con gli esperimenti nucleari, altrimenti sarà la fine di questa generazione. Senta, ma loro parlano esattamente come noi, hanno la stessa voce? Hanno una voce più metallica, cioè hanno una modificazione nella voce. Per quanto questi signori che io ho incontrato non fanno parte del ramo esecutivo, ma del direttivo, perché sono mutanti, hanno la capacità di mutarsi, di mutare, di cambiare attraverso un cambio di frequenze. Ho capito. Biopsichiche. Ho capito. Lei non è stato il suo unico viaggio, lei ne ha fatti molti. Ce n'è uno che mi preme, che lei, uno perché è legato poi a una condizione, sì, che ci riguarda molto da vicino, che è quello sulla luna nera. Ci vuole spiegare cos'è la luna nera e a cosa serve? Beh, io sono andato via, sono partito da Ragan con un apparecchio. Cos'è Ragan, scusi? Ragan è qui vicino, un paese dove loro mi hanno... Sì. E sono entrato in questa luna nera, è un satellite artificiale messo in orbita da loro, che è comandato dal pianeta Venere, per evitare che la luna possa uscire dall'orbita ed essere attratta dalla Terra. Difatti due lune piccole sono già cadute sulla Terra. Se non ci fosse la luna nera, la luna nostra rischierebbe di crollare sulla Terra con una catastrofe. E spazzare via completamente la Terra. E lei mi diceva prima che però ci sono molti scienziati che sono a conoscenza di questi fenomeni, sì. E però il nostro grande pubblico non è informato. Perché? Perché sarebbe terribile sapere che ci sono altri che possono comandare meglio di quelli che comandano oggi e darci una vita molto più tranquilla, molto più serena e molto più felice. E hanno quindi ordito una... Una congiura del silenzio. E finirà. Da qui hanno molto tempo, finirà. Perché loro daranno un segno così palese, così prepotente da mettere in ginocchio tutta l'umanità. Lei mi diceva un'altra cosa, signor Siragusa, che forse c'è uno spiraglio in questa congiura del silenzio, che è uno spiraglio aperto da un nuovo capo di Stato che ha capito. Sì.
ne vuole parlare, puoi dirci di chi si tratta e chi è? No, non posso dirlo. Allora non parliamo di lui. No. Parliamo però di un'altra cosa che ci sta altrettanto al cuore. Prego. Esistono le profezie di Rasputin. Di Rasputin, sì. È una mia vita parallela. Parallela o precedente? Questo è un dettaglio precedente, ma sono vite parallele mie che mi appartengono. Perfetto. E allora, in queste profezie di Rasputin, senza nominare nessuno, sì. C'è una cosa che ci riguarda molto da vicino. Molto tutti. Da vicino, e poi si riferisce all'uomo segnato in fronte. Quindi si parla di un uomo segnato in fronte. Che quando verrà a Roma... Che dovrebbe essere... Dovrebbe essere attentato. E con questo... No, dico, ma nel tempo dovrebbe essere, tra non molto tempo, credo... Tra non molto tempo, l'anno prossimo. L'anno prossimo? Sì. E difatti quest'uomo segnato in fronte l'anno prossimo dovrebbe essere a Roma. Ed io la prego a quest'uomo segnato in fronte di stare attento. Già ho tentato di avvertirlo. Di stare attento perché saranno le potenze economiche. Così come ha eliminato Olaf Palme, elimineranno lui. E le conseguenze quali saranno per l'umanità? Sarebbero l'invasione dell'Europa immediatamente, con 2 miliardi e 500 milioni e 700 milioni di morti, perché invaderebbero non solo l'Europa ma anche l'Asia e una parte della Cina. E non c'è nessuna possibilità per fermare questa cosa? Sì, ci sono loro. Sembra che l'amico mio stia attento e guardingo. Perché, ci sono loro. Perché chi comanda non è la politica, è la struttura economica mondiale che comanda la terra. Però, come diceva lei, ci sono loro. Cioè ci sono loro. Il signor Siragusa, quando parla di loro, ovviamente parla dei nostri fratelli extraterrestri. E noi siamo abituati a pensare agli extraterrestri come a degli esseri di altri pianeti che stanno comunque distanti da noi. A tale e tanta prega. Mi scusi, prega. Signor Fiore. Fiore, non sono visitori, i visitori sono i terrestri, perché chi assassina i bambini, chi mangia la carne dei poveretti, e adesso a Londra si sta aprendo un... Ma loro, come dicevo, non sono così distanti. Loro sono tra noi con una funzione di vigilanza, come ci stava dicendo e rassicurando adesso il signor Siragusa, ma anche per osservarci. Ne abbiamo una prova rappresentata da una fotografia di un extraterrestre conosciuto sulla Terra come Durante. È un uomo che vive in mezzo a noi, prevalentemente si è accompagnato con occasionali compagni di strada a portare un messaggio di speranza nella zona del Monte Musinè in Piemonte. Dopo ve la mostrerò. Quante cose sto sognando, quante visioni mi passano per la mente questa notte. E che aspettativa ho che accada qualcosa, come sempre, quando viene la notte. La notte è una cosa che sembra prometterci sempre un accadimento, un evento. Non so, che atterrino gli extraterrestri, oppure che tu ti metta a parlarmi, perché poi, fra l'altro, non capisco, io sto qui con te, tu taci, e come se tu mi leggessi i pensieri, ma io invece non riesco a leggere i tuoi, non riesco neanche a capire che cosa ci fai qui con me, se mi vuoi bene, se mi odi, se io sono qualcosa per te oppure niente, non so, ma non vorrei parlare di queste cose. Quindi... Aspettiamo che cosa può accadere. Sì, lo so che tu vorresti che io ricominciassi a parlarti degli amori delle piante. Che diamine, ormai gli amori delle piante, sai, ne abbiamo già parlato. E invece va bene.
noi potremmo parlare un po' dell'amore degli uomini, ma non dell'amore di quegli uomini che si sposano, che mettono famiglia, che hanno dei figli, ma dell'amore di quegli uomini che si consacrano all'amore e quindi non sono più uomini diurni, ma diventano uomini notturni, abitatori di questa dimensione, per cui poi il sogno diventa la loro meta, la loro Mecca, la loro città ideale, no? Ecco, per esempio, io so che da qualche parte uno di questi uomini sta confessandosi al lume di candela e so che sta per dimostrare come quel suo tipo d'amore sia una cosa eminentemente notturna. Lo so bene che queste cose non ti interessano affatto. So che gli amori degli uomini, ma vabbè, non so neanche perché ho evocato questo mio sogno e ti ho trascinato in questa mia illusione notturna. Forse ho fatto male. Comunque dovrai pur crescere prima o poi, anche se è tanto tempo che ti vedo così. Non cresci mai, non diventi mai grande. Beh, allora, riprendiamo il discorso delle piante, che pare che ti interessino, forse perché con loro hai qualche affinità, non so, forse sei nato veramente sotto un cavolo, sei nato veramente nella cavità di una pianta. Beh, allora, prima parlavamo degli uomini diurni e degli uomini notturni, ma questi uomini diurni e questi uomini notturni non sono così ben divisi. Ci sono persone che sono degli uomini diurni, e quindi possono essere degli scienziati, delle persone che usano macchine con geni, che fanno dei mestieri duri, e invece poi a un certo punto scoprono questa strada che porta nelle profondità della notte e nei sogni della notte e cercano di applicare i metodi che applicavano nella veglia, cercano di applicarli in questo confine che sta appunto fra la veglia e i sogni, in questa strana terra, no? In cui adesso siamo noi due, anche se certe volte penso che tu sia qualcosa di me, forse non siamo proprio due, ma uno e mezzo. Ecco, allora ti volevo dire, esiste un uomo diurno che faceva un mestiere veramente sgradevole, si può dire, cioè seguiva la vita privata delle persone, cercava di impadronirsi dei loro segreti e per far ciò non usava come un tempo gli strumenti di tortura, no. Beh, adesso questo io non te lo voglio dire subito. Tu immagina che questo uomo che nella vita del giorno era uno scienziato, nella vita della notte è diventato una specie di inquisitore di piante, indaga da inquisitore le piante. Tutto ciò è molto strano, ma siccome appartiene al mondo della notte, sarebbe strano se appartenesse al mondo del giorno. Forse di giorno le piante non sono quelle cose che noi diciamo che hanno una vita vegetale, cioè non sentono. Forse di notte la cosa è diversa, forse succede una cosa completamente diversa, e cioè le piante acquistano un'anima, sono capaci di sentire, sono capaci di comunicare con noi, forse ci amano, forse ci odiano. Io vorrei sapere dove sei andato, mi sembra che tu sia scomparso, sì. Ecco, non dici mai niente, ma quando non ci sei è come se questo luogo diventasse molto più solitario, gelido, impersonale. Ti prometto di dire qualcosa di interessante se tornerai, anzi, ma se poi non vuoi tornare, resta dove sei. Non è che mi importi molto. Qualcuno mi ha comunicato che c'è un extraterrestre tra di noi.
Cioè, qualcuno mi ha detto che si aggira tra di noi una persona di cui è stato detto anche il nome. Si chiama Durante. Già, Durante. Allora ecco, uno degli eventi della notte che aspetto potrebbe essere anche questo. Che Durante improvvisamente si manifestasse, comparisse, facesse sapere qualche cosa, ci mandasse in qualche modo un messaggio. Io vorrei proprio capire perché non si mette in contatto con noi. Questo è questo nostro compagno di strada che si è accompagnato molte volte nella zona del Monte Musinè in Piemonte, e non solo nella zona del Monte Musinè in Piemonte, ma in molte parti d'Italia, come vedremo tra poco, e che ha come caratteristica di avvicinare persone che sono tristi, solitarie, che hanno in mente pensieri di depressione, e lui con le sue parole, col suo fare rasserenante, riesce a portare di nuovo in luce gli aspetti migliori della personalità dell'uomo che ha accompagnato. E poi svanisce, e poi scompare. Questa è la sua foto. Ne abbiamo un'altra, che vorrei che fosse il signor Siragusa ad illustrarci. Che cosa rappresenta questa foto, signor Siragusa? Beh, rappresenta Pietro e Giovanni che corrono verso il sepolcro perché hanno ricevuto la notizia che Gesù era risorto, e vanno verso il sepolcro con tanto affanno ma con tanta gioia nel cuore. Quello è Durante di oggi, e quello sono io oggi. Quindi questa foto rappresenta in pratica lei? Sì, e Durante. E Durante, ma in una vita parallela, come parallela, la chiamava lei, precedente? Precedente, sì. Per quello che riguarda lei? Per quello che riguarda lei. Ma anche per quello che riguarda Durante? Per quello che riguarda Durante pure. Cioè, questa foto che abbiamo vista è la incarnazione di oggi di questo stesso personaggio che ci sta quindi accompagnando da un tempo lunghissimo. Ma veda che cos'è, la gente dovrebbe finalmente capire che esiste una dimensione di mutante. Cioè, sono apparentemente terrestri, ma il loro spirito non è terrestre. Ho capito. E quindi è... E allora hanno il personificato e il personificatore. Io sono il personificatore, ma c'è anche il personificato, che a volte parla lui, a volte parlo io. Ho capito. Ma io vorrei invitare il signor Durante, se è, come credo, in condizione di raccogliere il nostro messaggio, vorrei invitarlo, se crede che ci sia l'atmosfera giusta in questa tenda in compagnia di Eugenio Siragusa, a mettersi in contatto con noi. Abbiamo tanti strumenti per farlo, si può fare in tanti modi. Se questo, che sarebbe il massimo per noi, non fosse possibile, allora vorrei pregare le persone che hanno avuto questa straordinaria esperienza, che sono stati compagni di strada di Durante, che hanno avuto il conforto della sua serenità, a darci un cenno, a darcene una informazione. Noi abbiamo bisogno di informazioni in un campo così incredibile. Ma incredibile non lo uso nel senso del non credibile, signor Siragusa. Ce ne sono tante informazioni, ce ne sono tante, ma li tengono nascosti perché la gente non deve conoscere la verità. È stato detto e scritto: non siete voi ad entrare nel regno dei cieli ed impedite che altri vi entrano. Perché? Perché nascondono la verità. La verità è scomoda per il potere. E allora noi adesso diamo un altro documento. Noi adesso diamo un altro documento, questa volta un documento sonoro. Ecco. Sì. Che è la registrazione di una conversazione radiofonica avvenuta qualche anno fa. Quanti anni fa, signor Siragusa? Molti anni fa. Molti anni fa.
tra il signor Siragusa, che era ad una postazione radio, appunto, un baracchino come si usa dire in gergo, e degli extraterrestri in volo in un'astronave molto distante dalla Terra. Comunque c'era un tecnico che provava la direzionale e io avevo il registratore acceso. Ad un certo momento questo tecnico fa bre bre, parlava un inglese, e a questo bre bre risponde, mette tutto a fondo scala e risponde una voce modulata. Avanti, lo sentirete. Adesso lo sentiremo. Io ho bisogno di chiarire un attimo, un piccolo dettaglio. La voce del signor Siragusa è comunque molto comprensibile, perché chiaramente il microfono era a pochi centimetri dalla bocca del signor, dalla voce del signor Siragusa, vicinissima. Mentre invece la voce di questi fratelli del cosmo era 460.000 chilometri distante. Ecco, di conseguenza ha degli aloni che renderebbero difficile la comprensione per chi adesso ascolta. Quindi noi abbiamo provveduto, nel momento in cui c'è la voce degli astronauti, a mettere dei sottotitoli che scorreranno. Non la possiamo far ascoltare tutta perché è molto lunga, anche perché loro parlano molto lentamente. Molto lentamente perché c'è un sistema di modulazione. Ho capito. Nella loro emissione. Ho capito. Quindi adesso pregherei il nostro tecnico di far partire la registrazione. Va bene fratelli, noi stiamo registrando. Diteci se passate stasera alle ore 10, alle ore 22, noi vi aspetteremo sopra la terrazza. Dateci conferma. Dunque bisogna precisare, perché non vorrei che fraintendessero alcune persone. Dunque, loro quando parlano di clessidra, parlano di una clessidra elettronica che io ho visto nel disco volante, che è capace di misurare il tempo di tutto l'universo. Io volevo fare una domanda in merito. La clessidra che conosciamo noi, ce l'hanno data loro. Sì, però ce l'hanno data loro. E quindi è basata, anche se con materiali umidi, poveri, terrestri, è basata però sul principio della clessidra elettronica che loro hanno. Sì. Ecco, senta, volevo chiederle. Ma questi che comunicavano con me, fanno parte del quadro direttivo, eh? Non vanno, del quadro esecutivo, non fanno parte del quadro direttivo. Eh?
venivano da Venere quelli, perché hanno una base da Venere, a Venere ancora quelli che vivono su Venere hanno le dita palmate e i piedi palmati perché sono uscite da recente dalle acque, eppure sono stati redenti, a differenza di noi che siamo rimasti disubbidienti, malvagi, sanguinari, violenti e assassini. Lei, a proposito di dita palmate, e di questi che sono usciti dalle acque, dei venusiani che escono dalle acque, invece mi spiegava qual è la nostra origine. La nostra origine è proprio l'origine, viene dal mare. Sì, ma in forma di cosa? Serpente piumato. Il serpente piumato sì, che è anche alla base della cultura maya, andina, sì, che è stata poi spiegata dai maestri che hanno guidato i popoli maya, il popolo incas, che cosa era l'uomo prima di essere trattato geneticamente dai costruttori della vita e da bestia farlo diventare uomo per poi ora diventare bestia nuovamente, perché sta diventando nuovamente bestia. Scusi, ma allora tutte le teorie darwiniane, Darwin che dice che discendiamo... non hanno trattato tutti gli esseri primitivi, hanno trattato una parte di esseri che hanno ritenuto di trattare, ma gli altri non li hanno trattati, quindi quelli sono rimasti scimmie, ma sono diventati migliori di noi, e noi che siamo stati trattati siamo diventati peggiori delle scimmie. Che ne dice lei? Che ironia che è la vita. Probabilmente d'accordo con lei. Volevo chiederle un'altra cosa, signor Siracusa. Ma quella sera poi, all'appuntamento, sono venuti gli extraterrestri? Certo che sono venuti. Come si sono manifestati? Si riferisce a quale? A quello del messaggio, subito dopo il messaggio che abbiamo appena ascoltato, questo contatto. Dunque, loro mi hanno detto che non avevano la casizia. Io ti ho detto, vi aspetto alle ore 10, ma siccome c'era l'ora di... loro hanno calcolato, ci ho dato le coordinate, sono passati sopra casa mia a Valverde e c'erano 12 persone in terrazza. Quindi e lo hanno visto pienamente, passare un globo luminosissimo e poi fare una virata e atterrare sull'Etna. Ma non solo quel globo luminoso quella sera è stato visto passare sulla terrazza del signor Siracusa. Fenomeni del genere sono stati registrati nel corso della storia molte, infinite volte. Uno in particolare nella cittadina di Pascagoula, nel Mississippi, nel 1973, ha fatto particolarmente scalpore. Perché d'improvviso una signora che era alla guida di un'automobile è rimasta per mezz'ora priva di sensi. Il motore della sua auto si è bloccato, tutti gli impianti elettrici della città sono rimasti bloccati, tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche per mezz'ora sono rimaste sospese. Due operai di un cantiere navale appunto della cittadina di Pascagoula, poco dopo il fenomeno si sono precipitati alla stazione di polizia della cittadina per denunciare un avvenimento straordinario. Perché per loro è molto difficile trovare l'elemento che sia idoneo ad affrontare questa verità impopolare e ad accettare lo scherno, la persecuzione degli incapaci. Quindi lei è cosciente che per questi perlomeno insoliti rapporti con gli extraterrestri può essere oggetto di scherno, di ironia? Lei crede che se non ero cosciente potevo affrontare questo lavoro per 20 anni? Sarebbe stato impossibile. Senta, ma allora a proposito di questo, quali sono le prove, le cose tangibili di tutto quello che lei ci ha raccontato, che resta un po'... solo racconto, ma che noi vogliamo. Sì, raccontare. d'accordo, capisco bene che cosa lei voglia dire. Guardi, di prove ce ne sono sulla Terra tantissime, però sono ben conservate. Evidentemente noi operatori non possiamo essere conducenti alla nostra opera. Perché? Perché le persecuzioni non mancherebbero nei nostri riguardi. In sostanza, anche se io avessi uno strumento, un oggetto degli extraterrestri, nulla di lei. Comunque noi abbiamo saputo di un fatto straordinario accaduto a sua moglie. Ce lo può raccontare? Mia moglie soffriva di un polipo alla gola, doveva essere operata l'indomani, durante la notte, ha avuto come un
un'operazione invisibile, da essere invisibile, si è sentita prendere alla gola. All'indomani, quando la portai dal professore, il professore, con sua grande meraviglia, notò che il polipo era stato reciso, cioè era scomparso. Dice, ma cosa sta dicendo? Io te avvicino a me. Signora, dice, guarda di lei che non c'è più. Ma io sono sicura che l'ho visto quando la visitai la prima volta la signora. Mio marito che era nel corridoio nervoso, sentiva tutto. E si sentiva nervoso pensando a me che io avevo paura. Allora chiamò mio marito e raccontò come andavano le cose. Se le volte che io quando la visitai c'era lei, io l'avevo visto quel polpo. Sì, e come mai? Il professore non sapeva che mio marito era in contatto con le chiese terrestre. Allora mio marito ha fatto un sorriso. Affermano di essere stati da me presso il mio studio e che io abbia osservato la signora, e non posso certo dubitare di questa loro asserzione. Devo comunque dire che, a prescindere dall'intervento di extraterrestri in casi di poliposi, laringea peduncolata, insomma laddove si tratta di polipi peduncolati, è possibile avere delle guarigioni spontanee semplicemente anche per via di un colpo di tosse. Io vivo in questa zona perché questa zona mi consente con molta più facilità di raggiungere l'Etna, perché dista appena da questo luogo mezz'ora di strada. Il fatto che io passi qui gran parte del è appunto per rimanere alla eventualità che potrebbe avvenire da un momento all'altro. Gli extraterrestri mangiano vitti digeriti, mica mangiano i nostri vitti. Perché, beh, sono come delle ciambelle che hanno diversi strati colorati ed ogni colore risponde ad un determinato gusto. Ha il gusto, ma le proteine... E possiede la carne che noi mangiamo, a tutte le... Ma il sapore dei cibi è come il sapore dei cibi? Sì, come il sapore dei cibi nostri. Ma loro per esempio mangiano gli spaghetti o no? No, gli spaghetti non li mangiano così, perché i farinaci li mangiano, ripeto, digeriti, quindi non hanno questo tipo di mangiare loro completamente. Mangiano delle ciambelle e delle frutte che sono come il colore delle nostre mele, ma sono grandi come i cocomeri, e quelli li mangiano con il sale. È poco gustoso questo mangiare. È gustosissimo, io l'ho mangiato e è gusto. Praticamente la tavolata era con questa nocciola? No, non uso le tavole bandite, ma con una caratteristica diversa dalla nostra. Cioè, hanno sì, non eccedono nella invasione. Nella invasione, non eccedono. No. Fisicamente come sono questi esseri? C'hanno le braccia, le gambe? Certo che c'hanno le braccia. Quelli che appartengono alla nostra specie hanno le braccia e le gambe. Possono avere delle variazioni somatici. Alcuni hanno le doppie mani. Pur essendo due mani, una sovrammessa all'altra. Perché? Esatto. Alcuni hanno gli occhi laterali con le palpebre, con le doppie palpebre. Come le galline. Hanno due buchi a posto del naso e una bocca che ha come un accento circonflesso. Mentre mi trovavo esternamente a tale cabina, sentii una strana musica che proveniva da un pianoforte all'interno della cabina stessa. Entrai e vi suonai assieme ad un uomo il quale più tardi mi si presentava come qualcuno del pianeta Saturno. Lo stesso uomo mi intimava di suonare in seguito io tale musica e di portarla all'attenzione della gente qui di questa terra. Spesse volte gli extraterrestri la loro benevolenza abbassandosi a bassa quota con i loro cosmoaerei. Ma c'è stato qualcun altro qui in paese che li ha visti? Sì, ce ne sono stati tanti. Una di queste è la signorina Maria. Sì, è vero. Era una sera d'estate. Eravamo seduti lì dal signor Siracusa,
E in un dato momento abbiamo visto passare questo globo rosso e insomma tutti quanti, appena è passato, siamo rimasti tutti insomma impauriti di questo straordinario avvenimento. Abbiamo visto tutti quanti un globo luminoso, aveva un colore stupendo, non so descriverlo. Io dalla piangere. L'avere delle prove, comunque noi vorremmo incontrarli. Lei ci accompagnerebbe sull'Etna? Beh, io vi accompagnerei, ma vi dico a priori che il loro interesse non è quello di farsi incontrare da questo o da quella persona. Il loro interesse è farci conoscere che cosa vogliono dirci e perché ce lo dicono. Quando io all'indomani ho voluto accertarmi perché vedevo l'alone fluttuante e non l'apparecchio, sono venuto qui sopra per rendermi conto del perché non lo vedevo. A mia sorpresa ho notato che questo monte, a differenza di quando credevo che era piano, era concavo. L'apparecchio stava dentro, difatti sono andato dentro e ho visto l'erba disidratata. Quindi loro si sono appoggiati qui dentro e sono saliti per poi scendere per venirmi incontro, senza che io potessi vedere l'apparecchio. Sì, ma quanto è alto il disco rispetto a... È alto dei 3 ai 4 metri e del diametro di 12 metri. Quindi dovevo prendere gran parte del cratere. Okay. Senti, tu ci sei stato anche sopra? Sì, io ci sono stato 4 volte. E come sono fatti dentro? Beh, sono fatti a stanze a spicchi. Si entra, ci sono 2 porte, una a destra e una a sinistra, e poi c'è un corridoio che porta in queste stanze. E ci sono, nelle varie stanze ci sono delle strumentalizzazioni. In una stanza ci sono loro con quadri di guida, in un'altra stanza c'è il televisore globulare, che si vede ciò che c'è di fuori, come se uno fosse fuori pur essendo dentro il disco. E sono tecnicamente perfetti. E quante sale ha un disco volante all'interno, più o meno? 5 sale. E quanto c'ha di equipaggio? Dai 7 ai 9 uomini, quello di 15 metri di diametro. Poi ce ne sono più grandi? Poi ce ne sono quelle di 30 metri di diametro, ma qui non vengono quasi mai. Siete, vuoi provare da centro a vedere se risentiamo qua vicino, perché hai detto che se veniamo su può darsi... Ma li abbiamo sentito l'allone fluttuante, debbono essere intorno, ma loro ci sorvegliano senza possibilmente farsi vedere. Comunque loro stanno attenti affinché la nostra opera sia coerente con i risultati, perché se non fosse così ci avrebbero senz'altro annichiliti, Ti avrebbero impedito di proseguire. Senti, ci sentiamo, proviamo o no? Vediamo un po'.
sento anch'io. Chi so? L'alone è... il rumore dell'alone è fluttuante. Perché si sente il rumore dell'alone fluttuante, è caratteristico. Ma può essere, Eugenio, che in questo momento scendono i marziani? No, può essere che sono sopra di noi. Ma il disco volante lo vedi? In questo momento no. Ma non credo che stanno volando, eh? Devono essere in questo punto. C'è qualche cosa. Eugenio, ma potresti arrivare da un momento all'altro? Niente, niente è impossibile. Niente è impossibile, per loro tutto è possibile. E se ci vogliono noi altri, ci portano in cielo, come facciamo? Non siamo idonei per andare, perché non siamo talmente puri per andare con loro. Ma perché non possiamo andare e ritornare? Potremmo andare e ritornare se loro lo vogliono. Sì. Non se noi lo vogliamo. Ma possiamo restare sempre là? Difficilmente, perché là ci restano i puri, i giusti, i mansueti. Perché è un altro mondo. È il mondo dei giusti. Ma qua siamo in un altro mondo, vedi? Questo è... C'è il mondo bianco, guardalo qua. Sì, il mondo... E questo è il mondo della neve. Il mondo della questo è il mondo nero. Il mondo del... E quello è il mondo della lava. Il mondo dell'anima... Quello è un altro mondo. Sì, ma questo è il mondo dell'anima fredda. Invece loro vivono in un mondo dove l'anima è calda, è fraterna, è comunicativa. E gli uomini si amano fra di loro? Gli uomini si amano fra di loro, incondizionatamente. E c'è la vita come qua? La vita è come qua, ma l'amore non è come qua. I soldati ci sono? No, i soldati no. Il carcere c'è? No, no. Le tasse non si pagano? Non si pagano le tasse. Ma l'inferno c'è? L'inferno è su questa terra, dove ci sono i non c'è l'inferno. Però ci vorrei andare dove non c'è l'inferno. Eh sì, tutti quanti vorremmo andare, ma c'è... Ma portarmi la mia famiglia, Eugenio. Tutti potremmo andare un giorno.